Non avere paura quando ci sono disordini provocati per lo spirito, sia avere paura quando sono coloro provocati dai nostri egoismi o dallo spirito del male, no? E affidiamoci allo Spirito Santo. Lui è l'armonia. Lui fa tutto questo, il disordine, ma lui è capace di fare l'armonia, che è una cosa totalmente diversa all'ordine che noi potremmo fare da noi stessi.